Dal Teatro della Cooperativa di Milano, il nostro benvenuto su Teatro Online a Stefano De Luca. Grazie, grazie mille. Allora, noi siamo qui al Teatro della Cooperativa per parlare del tuo spettacolo che è appunto qui in scena al Teatro della Cooperativa fino al 5 ottobre, che si chiama Maestro Memorie di un guitto. Questo monologo è soprattutto un omaggio a Giorgio Strehler, ma si parla tanto anche di te e della tua storia personale. Mi interessa molto approfondire questo aspetto. Il maestro del titolo è Giorgio Strehler, che ho avuto la fortuna di incontrare nel 1987 di persona, ma che ho incontrato in un modo curioso, che non racconterò però adesso perché poi lo racconto nello spettacolo, 10 anni prima, nel 77, in un modo strano. Ed è sicuramente un omaggio a Strehler in questa ricorrenza che sono i 20 anni della scomparsa. E ho sentito veramente il desiderio di ripagare il debito di gratitudine per questo maestro da cui ho avuto la fortuna di poter imparare così tanto. E quando si incontrano certe personalità, davvero ti cambiano la vita. Mi è successo questo con Strehler ed è molto tempo che ho voglia di poter raccontare così qualche frammento di questa esperienza, di questo ragazzo che arriva dal sud alla fine degli anni E 80. tu sei di Napoli, Io sono no? napoletano, sì, abitavo in Puglia ai tempi con mia mamma e sono arrivato su a Milano alla corte di Strehler, in questo mondo incredibile, Strehler che provava con Muti alla Scala il Don Giovanni, scaraventato come dentro un meraviglioso Luna Park di teatro. E ci ho passato 10 anni, fino a quando il maestro non se n'è andato nel 97, e io stavo debuttando col mio secondo spettacolo. E quindi ci sono tante storie che direi sono lezioni di teatro, ma non soltanto, anche di vita, che mi è capitato di apprendere nei modi più strani, più imprevedibili, curiosi e anche molto divertenti. Qual è stato il più grande insegnamento che ti ha dato Strehler? Ma penso che sicuramente è il valore che viene dato a questa cosa strana e misteriosa che chiamiamo teatro, il valore profondo di questo atto di ritrovarsi insieme a raccontarsi delle storie, che è un qualche cosa che ci fa sentire umani, che ci fa da specchio a noi stessi con gli altri, che davvero ci lega alle altre persone. Questo valore, ecco, di questo strano mestiere del teatro. Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci riguardo al tuo rapporto con lui? E ne ho tantissimi, ma per quello dovete venire a vedere lo spettacolo, perché Almeno uno, ne dai. racconto molti, ne racconto diversi. E, vi dico che racconto il mio provino con Strehler nell'87, che è stato incredibile, dire tempestoso è poco. È stata un'esperienza veramente straordinaria. E per questo in effetti io faccio questa cosa, perché tu sai che non faccio l'attore, faccio il regista. E quindi per me andare in scena è qualcosa di strano, anche un po' difficile, no? In questo caso vinco questo imbarazzo di stare in scena perché voglio che passi qualche cosa a quelli che strano non hanno incontrato, non hanno visto i suoi spettacoli, non hanno visto le sue prove e voglio far passare qualche cosa. Quindi lo spettacolo è soprattutto per quelli che non lo hanno conosciuto, le giovani generazioni, i teatranti, che possono annusare un pochettino che cos'era fare teatro a quei tempi con una personalità come quella di Giorgio Strehler. Vogliamo parlare anche del Giorgio Strehler che sapeva essere spietato e durissimo con i suoi allievi? E ne parliamo, anche di quello ne parliamo nello spettacolo. Lui aveva una personalità talmente forte, no? Talmente forte, che poteva essere terrorizzante. Ma era perché aveva un'energia umana e teatrale talmente, talmente così inarrestabile che certamente poteva essere difficile. Ho visto molti attori molto, molto importanti, molto famosi, piangere, nascondersi dietro le quinte per il terrore di entrare in scena e essere criticati da Strehler. Però riusciva anche a davvero tirare fuori il meglio da ognuno, no? Quindi anche questo modo così irruento era proprio parte della sua personalità ed era un modo, diciamo, maieutico, un po' incisivo, ma portava sempre a cercare di far superare il limite, ecco.
Senti, siamo in chiusura dell'intervista, non mi resta che chiederti di invitare il pubblico milanese, ma perché no anche di fuori Milano, a venire a vedere il maestro Memorie di un Guitto. Allora, io direi venite a vedere questo spettacolo perché se riuscissi soltanto a far passare, ma una milionesima parte di quello che è stato il magistero di Strehler, questa personalità, il suo modo di concepire il teatro, allora già sarebbe un regalo straordinario. Per me, se venite, è un regalo particolare perché festeggiamo insieme questa ricorrenza, che è la scomparsa, quindi una ricorrenza, come dire, Ventennale. ventennale, una ricorrenza che dovrebbe essere triste, ma che invece io voglio festeggiare con gioia perché questa personalità ha dato così tanto proprio a Milano, ai milanesi, al teatro, ma non soltanto ai teatranti, e quindi è bello ricordarlo insieme. Venite a teatro. Grazie Stefano. Grazie a voi.